Caldoro ha, con la giunta regionale, ha praticamente finanziato il territorio nolano per milioni e milioni di euro in questi 5 anni. Questo territorio, nel quale diciamo prima la Democrazia Cristiana e oggi il centrodestra hanno fatto sempre percentuali bulgare alle votazioni, è stato un territorio bistrattato, trascurato dal punto di vista dei finanziamenti, dal basso livello. Io sfido chiunque di voi a ricordare una sola opera infrastrutturale importante nel nostro territorio nei 10 anni in cui ha governato Bassolino. Caldoro, Nola, 8 milioni di euro per le fogne, oggi è arrivata l'aggiudicazione definitiva, nel giro di 5-6 giorni cominceremo, grazie alla Giunta regionale campana, a realizzare le fogne. 120 milioni di euro per l'interramento della Circumvesuviana e penso che da qui a 15-20 giorni sarà messa la prima pietra per l'interramento della Circumvesuviana che prevede anche la riqualificazione dell'intera area sovrastante, quella che oggi è chiaramente occupata dai binari del treno che diventerà un'area completamente riqualificata. L'asilo nido e il centro polifunzionale in costruzione a Via San Massimo. I tanti lavori ancora finanziati e da finanziare anche con la prossima accelerazione della spesa.